con Stefano Salieri nell'immediato post partita di Fiorentina Basket Virtus Padova. Miglior inizio non poteva esserci, Stefano, una vittoria che dà grande entusiasmo. Sì, è una vittoria che ha le stimate di quello che è stato fatto in questo mese da questo gruppo di ragazzi e anche dalla società, perché la prima vittoria è stata poter giocare questo campionato, questa partita in una bella cornice anche di pubblico. La seconda è quella, la prestazione che i ragazzi hanno fatto, un mese di lavoro molto duro e si è trasformato in una partita di una grandissima intensità difensiva, in una sera dove magari non tutti hanno dato un apporto importante, però il gruppo è venuto fuori con la sua forza, con la sua carica e siamo venuti fuori di squadra, perché abbiamo avuto 4 giocatori in doppia cifra, quasi 5, e delle prestazioni importanti anche dai più giovani. Perciò questo vuol dire che il gruppo si sta forgiando nella sofferenza, nel sacrificio, perché dobbiamo ricordare che questi sono tutti ragazzi che molti sono alla prima esperienza e hanno fatto questa scommessa su di loro assieme a me, su questo campionato e su questa società. Stefano, andiamo per punti, un primo tempo bloccato, poi però una grande ripresa con tanta difesa, con sempre un po' di sofferenza al rimbalzo, ma è una cosa da mettere in conto questa qua, no? Anche e soprattutto con Marusic, che ha avuto un problema di riscaldamento alla schiena. Sì, Marusic ha avuto un problema che l'ha bloccato nel riscaldamento. E lo ringrazio perché è andato in campo ugualmente senza fare tante storie. E sì, primo tempo noi siamo stati non brillanti in attacco, in difesa insomma abbiamo preso 33 punti, direi che la difesa ha tenuto. Nel secondo tempo è salita l'intensità generale di tutto, nell'esecuzione, nel ritmo in attacco, nell'intensità in difesa, che li ha proprio mordicchiati al collo, e questo è importante. L'altro aspetto molto importante, la prestazione di Touré, che quando c'è stato da mettere punti importanti li ha messi caricandosi la squadra sulle spalle, e poi anche il grande impatto di Tommaso Bianchi, che giocando anche dal lungo atipico, sgomitando, lottando, ha fatto molto bene stasera. Sono d'accordissimo, tutti e due sono due ragazzi che hanno fatto molto bene, metterei anche Lasagne perché ha messo canestri importanti in momenti difficili e ha giocato con un labbro completamente aperto stamattina in allenamento, uno scontro, e lui ha giocato veramente da leone. Questo, ma lo stesso posso dirlo di tutti gli altri ragazzi, perché oggi abbiamo vinto di squadra, abbiamo vinto come squadra con il sacrificio che, ripeto, sono le stimate di questa squadra che dovrà avere per tutto l'anno. Ultima cosa, telegrafico, è il primo mattoncino per la salvezza questo? Sì, io non dico niente, io voglio vivere la giornata fino a dicembre, guardiamo partita per partita quello che succede. È chiaro che questo ci dà fiducia, tranquillità, cresce l'autostima del gruppo, cresce l'autostima dei ragazzi nel lavoro che si fa, e noi lavoriamo tanto per essere una Serie B, perciò questo era importante anche per dare fiducia a noi ma anche a tutto l'ambiente.